Dal 26 settembre al 1 ottobre si svolgerà a Napoli la quinta edizione della Naples Shipping Week. La manifestazione dedicata alla navigazione e al mare è presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Si discuterà di economia, di turismo, di energia e di innovazione, ma anche di ambiente e di cambiamenti climatici. Avremo 150 ammiragli e comandanti delle guardie costiere del Mediterraneo, dell'Europa e dell'America che celebrano il loro incontro Med Forum a Napoli. Avremo CISCO, l'Associazione Mondiale dei Container. Avremo i giovani da tutto il mondo, 150 che verranno il giovedì. Avremo 40 e più eventi in una settimana. Napoli e il suo porto, il suo mare saranno al centro per una settimana di tantissime cose. Noi ci accingiamo nel brevissimo tempo a dare in appalto i progetti finanziati col fondo complementare, dove ricordo che ci sta l'adeguamento della diga Duca d'Aosta, un importo importante di 150 milioni di euro. Abbiamo l'elettrificazione delle banchine, sia a Napoli che a Salerno, e quindi stiamo andando in questa direzione. Fra le iniziative in programma, un forum dedicato all'innovazione tecnologica, incontri e conferenze curati dalle università Federico II e Partenope e una serie di attività promosse dalla Marina Militare, fra cui un calendario di visite alla nave Palinuro. Le statistiche anche recenti di Assoporti del primo semestre 2022 mostrano i porti del sud e anche Napoli e Salerno come porti che stanno lavorando molto bene e in crescita. La guerra d'est rilancia le rotte mediterranee e la centralità del Mediterraneo come nuovo luogo di scambi e di anche approvvigionamento energetico da parte dell'Italia, quindi oggi più che mai è importante investire sul porto, ma soprattutto fare in modo che il porto acquisti ancora maggiore competitività. Per far questo è opportuno che ci sia finalmente una transizione anche ecologica nel porto, quindi elettrificazione delle banchine per ridurre l'impatto delle navi che sono ferme sulle banchine, soprattutto le navi da crociera e anche i traghetti, riguardare il rapporto del porto con la città, aprire il porto storico alla città, su questo stiamo lavorando insieme all'autorità portuale, quindi questo nuovo ruolo e questo nuovo protagonismo del porto di Napoli è una cosa fondamentale per la Napoli del futuro che noi immaginiamo.